La casa soqquadro, come se ci fosse stata una lite, le tracce di sangue e quello straniero bloccato mentre si allontanava dalla strada, elementi che sin dall'inizio non quadravano con l'ipotesi che Giovanni Mitola, impiegato 57enne del policlinico, fosse caduto accidentalmente dal balcone al primo piano della vecchia palazzina in via Roppo a Ceglie del Campo. In serata, dopo un lungo interrogatorio alla presenza di un interprete e di un difensore d'ufficio, è arrivata la svolta. Un cittadino turco di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Sarebbe stato lui, dopo una lite in casa, a spingere dal balcone Mitola, ora ricoverato in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Venere. L'uomo frequentava il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Palese ed è lì che ha conosciuto il cittadino turco. Lo ha fatto entrare in casa sua fidandosi, ma qualcosa è andata storta, è scoppiata una lite in soggiorno, poi in cucina, sino al volo dal balcone del primo piano. Era l'alba, una pattuglia dei carabinieri stava passando da via Roppo, ha visto il corpo a terra e il turco che si allontanava è stato bloccato e portato in caserma mentre un'ambulanza soccorreva il ferito. Gli uomini della scientifica hanno passato al setaccio la casa e hanno trovato tracce di sangue in diverse stanze. Anche il PM ha fatto un sopralluogo, poi l'interrogatorio durato ore. Non è chiaro cosa abbia scatenato la furia del 30 portato in carcere a tarda sera.